Popolo di No Problem Ippica, buonasera e benvenuti all'ultima puntata del 2012. È veramente un piacere presentare quest'ultima puntata dell'anno, anche perché rappresenta il decimo anno che noi vi portiamo nelle vostre case e sui vostri teleschermi il mondo del cavallo a tutto tondo. Anche questa sera avremo degli ospiti veramente interessanti ed importanti per il nostro settore ippico e ve li vado a presentare. Non poteva non essere qui con noi perché è, diciamo, l'affezionatos della nostra trasmissione, ma è anche una persona che non lo manda a dire sul momento dell'ippica italiana e poi sul discorso, diciamo, anche tecnico, e parlo di Marcello Cocco. Buonasera Marcello e benvenuto. Ho detto bene? Non troppo. Perché non è vero, tu non lo mandi a dire, anzi lo dici senza peli sulla lingua, Se aspettassi il il tuo megafono pensiero. qua sotto, non so come riuscire. Grazie di essere qui con noi, handicapper di Tor di Valle, nonché che è stato un grande professionista del trotto italiano. Ma andiamo a presentare l'ospite per quanto riguarda il galoppo. In questi studi non è venuto mai a trovarci, è la prima volta che è qui con noi, però in altre trasmissioni è stato presente diverse volte a No Problem Ippica, e parlo di Giorgio Pucciatti. Buonasera Buonasera a Giorgio, tutti, benvenuto. grazie. Agguerrito oppure tranquillo? No, tranquillo, Tranquillo, eh? tranquillo, sì. Anche perché le cose, diciamo, che stanno riprendendo bene, per Noi quanto abbiamo riguarda. sempre fiducia, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, ecco. Quindi le cose stanno riprendendo bene per quanto Penso di sì. riguarda la tua attività agonistica, Sì, diciamo, certamente. con i tuoi cavalli, logicamente, Certo, che tu ormai beh, non monti più da tempo. certo. No, magari. Bene, grazie di essere qui con noi dall'altra parte dello studio, come sempre, la nostra punta di diamante, questa sera lasciato un po' solo, ma non è mai solo perché Luigi Migliaccio può far tutte e due benissimo. Buonasera Luigi. Anche Buonasera, buonasera a tutti. il galoppo, no Luigi, puoi tranquillamente. Ci proviamo. Bene, grazie di essere qui con noi. L'ho lasciata per ultima, ma non per ultima, perché questa sera ha tenuto ad essere qui con noi, non era presente nell'ultima puntata prima del Santo Natale. Questa sera per darvi il saluto per fine anno e il buon 2013 è qui con noi la bellissima Romina, bellissima stasera, Romina. Buonasera. Hai visto poi questa sera mi sono messo sullo sgabello, tutto impostato, proprio Vicino, mi sento in per compagnia essere sullo alla tua sgabello. altezza, per essere alla tua altezza. Buonasera, buonasera a tutti. Andiamo subito a vedere la nostra anteprima. Ultima puntata del 2012 che si apre con il record mondiale per i 4 anni sui 2100 metri di un Mac de Pré nel Criterium Continentale a Vincennes. La fantastica giornata di Santo Stefano a Tor di Valle con due gruppi 1 e un gruppo 2 ha visto la storica affermazione della scuderia Stecca, che si è aggiudicata l'allevatore Filly con Rubina Black e allevatori con Re Italiano UR. In sediolo uno scatenato campione italiano uscente Andrea Farolfi. Il Gala Internazionale del Trotto ha visto la netta affermazione dell'indigeno Lonely Tunes e Tommaso Di Lorenzo in sulchi. La pagina del galoppo ha visto gioire i puntatori giapponesi nella rima Kinen che hanno giocato Gold Ship. Capannelle protagonista nel weekend natalizio con la Listed Premio Unire e due handicap principali che hanno sostituito l'annullata Liurnone di Agnano. Vittorie andate al combattivo Dogma Noir e al 3 anni Only You Know Me e alla femmina Rosina Bella nell'ordine. E io vi ricordo come sempre il nostro sito internet www.noproblemippica.it. Bene Romina, siamo veramente arrivati alla 346esima puntata, sono veramente tante, abbiamo qui due, diciamo, esperti professionisti del nostro settore e siamo alla fine dell'anno. A fine dell'anno si fanno sempre i bilanci, noi già dalla scorsa puntata, Marcello, e inizio a coinvolgere te per questo dibattito, abbiamo fatto un po' il punto della situazione, il punto che è un punto che sembra di essere rimasti a 5 anni indietro. Ma magari fossimo rimasti a 5 anni indietro, 5 anni fa stavamo decisamente meglio di adesso, ma speriamo in un domani che rassomigli a 5 anni fa. Giorgio Pucciatti, voi avete vissuto l'ippica vera, io la chiamo sempre così perché avete vissuto delle storie importanti, con cavalli importanti, e ora siamo alla fine di un anno da dimenticare. Da dimenticare certamente pure di corsa, perché è avvilente vedere cavalli, fior di cavalli buttati così in corsette che sono diventate corsette, premi ridicoli proprio per certi tipi di cavalli. Purtroppo è un momento così, un momento brutto. Speriamo in una ripresa prossima. Da come ne parlano i dirigenti, i nostri dirigenti, sembra che
dovrebbe ripartire bene il 2013, speriamo sempre, speriamo, perché ci hanno fatto un sacco di promesse, 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 però non hanno mai mantenuto una promessa del genere. Quello che ci auspichiamo è che sia una riforma del gioco, perché se loro riescono a... è tutto lì fermo il punto, e i prelievi troppo alti, e le quote fisse che non esistono. Adesso mi sembra che l'hanno rimessa un pochettino, l'ha messa Betflag, e sembra che anche SNAI sta mettendo le quote fisse. Ha messo, già sono in attività da una settimana. È quello che cerca il giocatore, perché il giocatore se va a giocare 10 lire e vede un calo su e lo gioca a 10, poi va a riscuotere, prende 3 o 2 perché hanno giocato tutti quanti, non gli conviene più. Poi col prelievo alto che c'è già a monte non esiste più. Marcello Cocco, noi abbiamo parlato diverse volte con la nostra trasmissione, che è sempre stata ottimista dal punto di vista, diciamo, del nostro settore, ma del rilancio proprio del settore. Tu quest'anno hai fatto un collegamento telefonico proprio con un'intervista e hai detto: io non vedo l'ora che termini quest'anno, perché è un anno veramente drammatico, non solo per il nostro settore, ma io direi per tutta la nostra comunità italiana. Ma guarda, io sono uno che nella vita non l'ho detto mai, fortuna che quest'anno è finito e passiamo al prossimo, speriamo. Quest'anno lo devo dire veramente, a parte che ho avuto problemi, a parte nel lavoro, economici, siamo indietro con diversi mesi di stipendi non incassati, ma ho avuto anche problemi di carattere familiare, ho avuto un figlio con dei grossi problemi. Anzi, cogliamo l'occasione per fargli gli auguri di pronta guarigione, anche se già in parte è guarito, ma ha dovuto Emiliano subire diversi interventi, ma è un ragazzo d'oro, forte, e sicuramente è già in gamba, diciamo, già in piedi, anzi. Morale della favola, questo è veramente un anno che, per quello che è successo, ho veramente smania di scordare che sia esistito un anno del genere, perché è stato veramente micidiale. Luigi Migliaccio, si sta terminando l'anno, le camere si sono chiuse, il governo appunto Monti ha dato di nuovo, ha restituito appunto il suo incarico, ha restituito il suo incarico al Presidente della Repubblica, quindi non ci sarà nel nuovo anno il Ministro Catania. Scenari nuovi che si aprono sul mondo italiano politico, ma anche sul mondo della nostra ippica. Vai, nuovi e vecchi al tempo stesso, perché di queste situazioni ne abbiamo vissute ormai parecchie. Comunque, al di là di tutto, è vero che adesso avremo questi almeno 4 mesi di vacatio del potere, perché da qui alle elezioni, alla Costituzione, al nuovo governo, e prima che lo stesso possa mettere mano un po' a quello che c'è da fare. E se, come è vero che ha detto il ministro Catania, il nuovo ministro dell'agricoltura dovrà porre la questione ippica tra le primissime cose da fare, comunque passeranno non meno di 4 mesi, e questo bisognerà vedere se si farà in tempo a fare le opportune modifiche, tra cui anche quelle che ha detto Giorgio prima, perché la realtà è che il rischio grosso è che si arrivi a giugno-luglio con la stessa situazione che stiamo vivendo in questo periodo, e non sarebbe bello. Bene, io direi, prima di passare all'aspetto tecnico, non l'abbiamo mai fatto in precedenza, però questa volta di sorpresa gli faccio una domanda a Romina, che segue la nostra trasmissione ormai da anni, perché qui con me, vicino, accanto a me, ma accanto anche a tutto il mondo del cavallo. Tu che idea ti sei fatto del nostro mondo, o quantomeno tu riesci a viverlo in una maniera come lo viviamo noi, così appassionata? Ma io sono abbastanza appassionata del cavallo in generale come animale, perché ecco, anche da piccolino ho fatto equitazione, non avevo la sella inglese ma quella americana, però sono appassionata molto 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 dell'animale, e comprendo ovviamente la vostra passione, e ogni tanto cerco di capire, e capisco anche che purtroppo la crisi la stiamo vivendo tutti quanti. Spero, ecco, che in tutto e per tutto uno possa riemergere, specialmente in questi sport dove uno ci mette veramente cuore. Questo. Bene, questa è la nostra Romina, che sono ormai 5 anni, Romina, che sei con noi, 5 o 6 anni. Ecco, 6 anni che è con noi, e come potete vedere, da telespettatrice anche, perché fa parte della nostra trasmissione, ma anche da telespettatrice segue la nostra trasmissione. Io immagino anche voi da casa che potete fare queste considerazioni e pensare, appunto, anche se non siete degli esperti, non siete dei professionisti, però pensare appunto al nostro mondo del cavallo
come si vive all'interno in questo momento e come si vive poi in tutta Italia, perché come giustamente ha detto Romina è un momento veramente critico. Marcello, volevi aggiungere qualcosa? Mi stai guardando così titubante quest'oggi, come mai? Non ti piace questa impostazione sulla sedia? Ascoltavo con piacere Romina, perché Romina ha fatto una fotografia della situazione attuale perfetta. D'altronde ha anche detto una cosa importantissima: il problema non è solo ippico, non è solo del mondo dei galli, il problema è italiano, europeo, mondiale, perché oggi la globalizzazione ha portato a questo stato di cose che quando mai avremmo pensato che l'America poteva preoccuparsi della Grecia. Oggi tutti sono preoccupati della Grecia, perché se casca la Grecia entra in crisi tutto il sistema dell'euro e compagnia bella. Bene, allora Luigi, apriamo subito con un record mondiale, come ha detto appunto la nostra Romina nell'anteprima, un record mondiale che su questa pista di Vincennes sta suscitando veramente tante attenzioni, perché Vincennes era considerata una pista per fondisti e invece adesso si scopre che si riescono a fare anche i record del mondo. Sai, è chiaro che in questo momento la pista è veloce, probabilmente anche lì ci sono delle situazioni, Marcello, che di piste se ne intende, sa meglio di me, che quando vengono trattate in una certa maniera si può guadagnare qualcosina, o soprattutto in una estensione come quella della pista di Vincennes. È chiaro che poi ci sono momenti in cui si va più forte, momenti in cui si va meno forte. In questo momento sembra che la pista sia molto veloce, perché non c'è solo questo record, ci sono state anche altre prestazioni cronometriche molto interessanti. Qui siamo interessati in particolar modo perché abbiamo in corsa diversi indigeni, Owen CR, Olonokei è terminata sesta, la media di 1.11, la vittoria non è sfuggita a questo figlio di Orlando Vici, un Mec de Pré che è guidato da Mathieu Brivard per l'allenamento di Fabrice Ollua, ha stabilito il record mondiale sui 2100 metri per i 4 anni, 1.10.3. Marcello, Olonokei si è ben comportata in 1.11, la vediamo con la giubba della Mondia Sport concludere sesta. Ma diciamo, c'è una cosa da dire importantissima: questa è una pista che negli ultimi 30 anni ha avuto più di una modifica, di una semplificazione. Oggi, se guardiamo le pendenze di oggi e quelle che erano al tempo di Roquepin, sono proprio, è come correre, adesso c'è un dislivello di un paio di appartamenti dalla curva dopo prima del traguardo e quella in fondo alla discesa. A quell'epoca lì c'erano 5 appartamenti, una cosa impressionante, era veramente quasi una scarpata, proprio una cosa. Primo, secondo, poi la razza, così come è migliorata da noi tantissimo, si è semplificata anche da loro. Oggi quel cavallo che non passava, che dovevi per forza metterlo al Monté, oggi ce lo metti al Monté perché c'hanno tanti soldi da guadagnare, ma sono cavalli che stanno benissimo attaccati al sulchi e non hanno più problemi né di meccanica né di passaggio. E poi hanno avuto il coraggio di aprire il loro studbook anche a delle emissioni di sangue americano, italiano e anche di qualche altro posto, cosa che per loro era come una bestemmia, sembrava che andavamo a toccare la Bibbia, ecco. Mentre invece queste immissioni di sangue nuova ha migliorato la razza in una maniera meravigliosa, tant'è vero che lo dimostrano anche i puledri. Prima un cavallo loro, non ne sentivi parlare prima dei 4 anni, ecco. La prima classica importante veramente era il Criterion dei 4 anni. Mi ricordo che lo vinse Oriolo, io parlo di ormai di 55 anni fa, e che mi pare che da allora un italiano non l'ha mai più vinto, tra l'altro, questa cosa qua. Ma era una cosa, veramente una razza che tu te la ritrovavi a 7 anni, a 8 anni, il caso di Bellino che vince l'Amérique a 10 anni, queste cose qua, oggi non ci arrivano neanche più loro, perché cominciano prima e decisamente l'usura li porta a una carriera che finisce anzitempo. Però le piste sono migliorate, i mezzi di allenamento sono cambiati, i centri di allenamento sono cambiati. Chi ha avuto il piacere di andare a Grosbois e c'era 7-8 piste, una lunga, una corta. Sia ben chiaro, tutti vorrebbero andare in Francia, ma non è una cosa così facile.
perché ecco una galla come Olon, ok, sia ben chiaro, è una signora galla, e arriva lì, fa 11-1 su quella distanza lì e arriva settima, sesta è arrivata, ti viene quasi da piangere, perché poi se vai a guardare solo Divan per andare a Grosbois da Torvaianica. Prima di dire due parole sulla figlia di Varenne, Olon Hockey, vincitrice anche di derby, e io vorrei far concludere il discorso su questo cavallo, Umec de Pré, a Luigi Migliaccio. Ecco, questo cavallo può impensierire Riti Cash, ora ci sarà appunto il Bourgogne, la terza B, fine settimana, appunto domenica a Vincennes, può impensierire Riti Cash, che è il netto favorito del Prix d'Amérique del 2013? Ma intanto ha acquisito il diritto di correrlo, e questo è già un dato di fatto. America è una corsa particolare, anzitutto la distanza è più lunga, poi è una corsa nella quale affronti cavalli sicuramente ancora più forti di quelli che ha affrontato sinora, e chiaramente si troverà anche in un contesto tattico probabilmente più complesso. Certamente per un cavallo che fa il record del mondo sulla distanza a 4 anni, chiaramente ha il motore necessario per far bene anche avanti, però chiaramente dire adesso se potrà farlo o meno, insomma, bisogna vedere. E la figlia di Varenne, dicevo appunto, Olon Hockey, si è comportata bene, è terminata sesta, e vorrei proprio dire due parole su quanto è accaduto nel weekend natalizio. Il 24 è andata in onda questo dedicato a Varenne su Rai Sport 2, l'abbiamo un po' visto tutti quanti. Marcello, veramente 2 ore e mezza che hanno attaccato ai teleschermi, io credo non solo gli appassionati di ippica, ma anche gli appassionati del mondo del cavallo, ma anche appassionati di storie vere fatte di uomini e cavalli. Guarda, un cavallo che è stato buono ad uscire dagli ippodromi e andare incontro alla gente come Varenne, oserei dire che non c'è riuscito neanche Tornesi o Ribocchi, che sono stati cavalli mitici che proprio sono entrati nella leggenda in una maniera impressionante. Lui gli fecero anche questa campagna pubblicitaria quando correva, meravigliosa. Tu dove andavi in giro per l'Italia, trovavi questi mega cartelloni con queste fotografie, una più bella dell'altra. Il figlio del vento. Il figlio del vento, così. Poi, tra l'altro, i primi tempi che fecero questa campagna sembrava anche eccessiva, perché forse questo non è un campione come questo, invece poi dopo, strada facendo, si è rivelato un campione nella vita, in corsa, in razza, dappertutto, che volete. E vorrei concludere con una battuta sempre per quanto riguarda i grandi cavalli del passato. La Gazzetta dello Sport per prima di Natale ha fatto i migliori sportivi e ha inserito anche i cavalli, logicamente. E Ribot, pensate, è riuscito a vincere battendo anche degli esseri umani, come uno sportivo che ha guadagnato la simpatia e l'amore di tutti gli italiani, non solo in Italia ma nel mondo. Quindi Ribot è rimasto ancora nei cuori degli italiani, Giorgio. Sì, Ribot, ancora se ne parla di Ribot, dove vai nei posti dove non conoscono i cavalli, Ribot, sì, perché Ribot è il campione del mondo. Anche questo fenomeno Frenkel, che ora sta facendo lo stallone, non ha battuto il record di Ribot, no, 16 vittorie, Ribot se non vado errato, è conosciuto in tutto il mondo, è sempre Ribot, dove vai Ribot, conoscono tutti. Pensa che Giorgio se lo ricorderà sicuramente. Quando chiuse la carriera, venne a salutare il pubblico a Capannelle. E buttò per terra camici. Lo buttò per terra, ma io penso che quel giorno a Capannelle, solo per vedere un canterino, in ultima analisi, perché sì, non era niente di trascendentale, ma c'erano state 40.000 persone. Sì, è vero, c'era una moltissima cosa gente. Impressionante, non c'era il posto per... E quindi possiamo dire che noi abbiamo i due cavalli che stanno nella storia del mondiale, mondiale dell'ippica? Sicuramente. Certo. Ribot e Varenne? Certo. Se pensate una cosa, la sanno in pochi, Giorgio la saprà sicuramente. Quando gli americani lo presero come stallone, non vorrei dire se dettero a quell'epoca 5 miliardi per portarlo in America, e avevano un contratto per 5 anni. Alla fine del quinto anno, non è che glielo dovevano ridare alla Dormello Giada, esatto, e tornare in Italia, non glielo ridettero mai, gli dettero un carnet da segni in bianco e detto scrivete voi, ma il cavallo da un qui, vitalizio. E non sì, si è mai vero mosso dall'America, è rimasto lì fino alla morte. Bene, Luigi, allora apriamo questa straordinaria giornata che c'è stata nel giorno di Santo Stefano all'ippodromo di Tor de Valle con l'allevatori Filli, e con la vittoria
di questa cavalla Rubina Black, ma prima vorrei dire due parole su questo Andrea Farolfi, che oltre a essere il campione italiano dei driver, appunto ha vinto il campionato italiano a Monte Giorgio l'ultima domenica di agosto, è diventato un driver veramente non solo affidabile, ma anche molto molto bravo in diverse tattiche, no Luigi? Sì, assolutamente. Prima lasciami correggere una cosa, un'inesattezza che ho detto prima, un Mac dei Ripre è maschio, perché sennò poi dopo facciamo brutta figura. No problem. Ma al di là di questo, Andrea Farolfi è sicuramente un guidatore non più emergente, ormai un guidatore affermato, quest'anno ha ottenuto davvero tante, tante vittorie. E sicuramente è al momento uno dei 3 o 4 catch driver migliori in circolazione, e lo dimostra il fatto che poi viene puntualmente ingaggiato anche da team importanti. Ora qui non poteva guidare Enrico Bellei perché era appiedato e quindi poteva guidare solamente il corso gruppo 1, ed è stato ingaggiato per guidare Rubina Black. Abbiamo voluto far vedere la partenza, Luigi, perché la rottura di Rodeo Ok con Pippo Cubellini, che era il favorito, poi la favorita della corsa, ha portato un pochino indietro veramente questa Rubina Black, che è rimasta nelle retrovie. Adesso è quella di fuori penultima, ha fatto una quarta ruota in curva. Ha effettuato il record della corsa Marcello Cocco, 1.14.1, questa figlia di Love You, partendo veramente da ferma quasi. Oltre che partendo da ferma, è arrivata con del buono in mano ancora la cosa che mi fa più piacere è che una volta tanto una scuderia romana, perché questi, anche se stanno da Bellei, sono romani a 360 gradi, come la famiglia Stecca, la famiglia Stecca, una passione impressionante, il padre, i figli, le mogli, i nipoti, proprio quando corrono i loro cavalli c'è un boato che sembra da stato olimpico. Ecco. Corre benissimo anche la Biasuziana, Rouge B, che termina seconda, Luigi. Sì, ma quello che c'è da dire è che una volta tanto abbiamo una conferma, no? Spesso avviene che in queste corse per i giovani abbiamo vincitori diversi a ogni corsa. Qui abbiamo una conferma perché ha vinto il Gran Criterium Figli e si è riconfermata appunto nell'allevatori, che segna poi la fine del circuito di 2 anni, non fosse altro perché viene ormai a fine anno, e quindi pone comunque un punto di riferimento per questa generazione. Poi è chiaro che cominceranno le discussioni sul valore più o meno della generazione, quello che succede ogni anno, ma intanto abbiamo una cavalla che sicuramente ha fatto vedere del buono, ha fatto vedere di andare, così come poi vedremo anche tra i maschi i cavalli sono andati. Guarda, io quando vedo l'allenatore Figli ho sempre un cuore un po' tra virgolette affranto, perché l'ho corso con una cavalla, Marcello Cocco se la ricorda benissimo, Temptation Chic, che fu comprata dalla mia famiglia, da mio padre, e terminò quarta. Quel giorno purtroppo Giampaolo era appietato e la guidò Giuseppe Pietro Maisto, con qualche recriminazione sull'ultima curva. Quindi avevo anche qualche chance, questa cavalla la comprai da Glauco Cicognani, avevo qualche chance di affermarmi in un gran premio, e mi fa piacere vedere queste Sarebbe femmine. Sarebbe stato un dramma, Marcello. No. Vedere queste femmine e questi proprietari, perché ecco, ritorno sulla famiglia Stecca, fra poco vedremo la premiazione, e veramente sono dei proprietari appassionatissimi. Ma io vi posso dire una cosa in più, loro seguono anche i cavalli di routine, e nelle corse di routine o cavalli tutti utili seguono. Sì, vanno nelle agenzie oppure vengono all'ippodromo quando se corrono a Tor di Vale, per se corrono magari a Roma, per seguirli. Eccoli qua, questi sono dei due fratelli, Emiliano, vedo, e qui vediamo proprio la premiazione con tutto il team, Andrea Farolfi, e ricordiamo che la cavalla è allenata da Gennaro Casillo, giusto? Tutti e due da Gennaro Casillo. Sì, tutti e due da Gennaro Casillo, anche se c'è la collaborazione di Klaus Holman che abbiamo visto in premiazione. Questa gala, c'è da dire che ci teneva molto la figlia di Atos Lombardini a questa gala, perché era praticamente una delle prime nate dopo la scomparsa appunto del papà. C'era la figlia, c'era. Esatto, infatti era in premiazione proprio perché aveva a cuore proprio il destino di questa cavalla. Vediamo anche l'allevatore Martellini, che è giusto ricordare, esatto, perché questo qui è il Memorial Giovanni Martellini, che è stato per tanti anni vicepresidente dell'associazione allevatori e ha messo una bella targa d'argento in ricordo del padre,
che è andata poi alla figlia del dottor Lombardini, in quanto era l'allevatore del cavallo. E il dottor Martellini è stato premiato da Marcello Cocco in sostituzione del dottor Antonio Papalia, al quale ha voluto dare questo premio e ricordare il suo caro amico, no Marcello? È Ci vero. teneva il dottor Antonio Papalia a questa premiazione. Bene, abbiamo un'intervista che ha effettuato al termine della gara fatta da Luigi Migliaccio proprio al proprietario e anche al guidatore. Insomma, stavolta è stata un pochino più facile forse rispetto a Milano. Ma facile perché la cavalla sicuramente a oggi è superiore, anche perché i primi 400 metri è una puledra, c'è cioè quattro corse in carriera, aveva tutte le possibilità per andare a casa, perché c'è stata confusione, hanno sbagliato davanti, lei li schivava da sola, perciò dopo è bastato andare di fianco al primo e neanche dar gas a tutto. È proprio vinto facile facile, secondo me è una super cavalla, ma ripeto, voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare Stecca, la famiglia Lombardini e Athos ancora una volta che mi è vicino, perché fondamentalmente quando abbiamo comprato questa cavalla eravamo insieme e lui ci credeva tantissimo, perciò bisogna dire che Athos con l'Ippica veramente era una cosa unica. Senti, è ipotizzabile un futuro il salto nella categoria Open? Qua bisogna chiedere a Stecca e a Bellei perché io oggi mi ho prestato la mia prestazione è solo per il semplice motivo che Enrico è a piedi, perciò dopo toccherà a loro decidere cosa fare. Io devo fare il compitino, oggi l'ho fatto abbastanza bene, perciò io sono a posto. Vabbè, però la tua sensazione è quella di essere salito su una gran cavalla. Per me e adesso come adesso può cioè, si può mettere a match con Rossella Ross. Manca solo d'esperienza, tutto qua, ma elasticamente, meccanicamente, secondo me si sentirà molto parlare di questa gara il prossimo anno. Bene, allora, complimenti ad Andrea Farolfi e un applauso a Rubina Black. Bene, complimenti anche da parte nostra ad Andrea Farolfi e anche per il ricordo che ha fatto di Athos Lombardini con il quale ha iniziato la sua carriera di professionista. Ma io direi di andarci a vedere le ultime fasi proprio del Gran Premio Allevatori. Questo era il gruppo 2, invece il gruppo 1 Allevatori Open, dove ha visto l'affermazione di un altro cavallo della famiglia Stecca, Re Italiano UR. Luigi, un'affermazione magari non tanto così attesa, anche se il betting non ha dato una quota così eclatante, ha pagato 11, un cavallo che parte con il numero 13 nell'Allevatori, con tutti i migliori in prima fila, quindi vuol dire che qualcuno ci credeva. Vuol dire che oltretutto queste corse al cielo si possono vincere anche con i numeri alti, no? C'è sempre la lotta dei numeri, dei parametri, delle polemiche, no? Quando siamo ai partenti, insomma, le viviamo queste Io cose. ricordo sempre che c'è stato uno che ha vinto un derby con il numero 23. Pertanto il numero conta fino a un certo punto. Tutti i modi, questo cavallo qui, il giorno dell'Immacolata, aveva corso alla grande a Molto Roma bene, sì. e aveva lasciato un'impressione importante. Adesso, poi dopo, da lì ha fatto un ulteriore Salto di salto di qualità. qualità e. Cavallo allevato da Questo è ancora più romano Lauricio Riciteri. perché ha allevato Esatto. anche da un allevatore romano, di proprietà di un romano. Pertanto. Tra l'altro qui è una corsa, tornando proprio al discorso generazionale, dove al di là del risultato corrono bene in tanti, perché quello che arriva secondo se l'è fatto tassare di fuori, poi nel finale chiaramente ha anche pagato la freschezza dell'avversario. Poi dietro ci sono sia Ruti Griff che Rombo di Cannone, che insomma venivano veramente dal fondo del gruppo perché di fronte c'era stato un po' di bagarre conseguentemente a un intralcio tra un paio di concorrenti. Per cui ecco, insomma, sono cavalli buoni, considerato anche poi tempo e frazioni che sono state fatte, Marcello. Allora, questo è un figlio di Ganimede, appunto stallone francese. Ci andiamo a sentire anche qui l'intervista che ha effettuato Luigi, e questa volta anche con uno dei proprietari. Per queste battute, Andrea, posso parlare un attimo con il proprietario? Perché no, il papà, siete tutti i proprietari. E allora, questa gioia indescrivibile. Allora, questa sera noi abbiamo provato una gioia che non si può descrivere. Abbiamo trovato due cavalli eccezionali portati da un driver
ancora più eccezionale dei nostri cavalli, e facciamo tanti auguri all'Ippica, perché l'Ippica non ce la deve togliere nessuno, perché noi amiamo l'Ippica. Allora Andrea, io ho detto il farol fidelo, possiamo dire oggi. Se l'hai detto te si può dire, no? Vieni. lo so che non parlo. Una grande giornata per me, per Scuderia Stecca, per Emiliano, per tutti, bellissima gioia. Klaus, complimenti a Klaus, complimenti a Bellei, mi hanno affidato dei cavalli perfetti. Enrico me l'aveva detto prima di andare in pista, che è arrivato tardissimo, ha detto: Andrea, stai attento, perché io avevo debuttato col cavallo a Bologna e avevo vinto. Però lui mi ha detto che era cambiato molto, è stato sferrato, mi ha detto: Andrea, stai attento, perché li trovi che ti vengono incontro. Se riesci a trovare le schiene giuste va fortissimo il cavallo. E dai, si è rilevato che è andata tutto bene. Ho avuto un po' di problemi a partire, perché dell'annunziata voleva giustamente uscire dalla corda, però per il semplice motivo, cioè dopo è andato tutto abbastanza bene. Ho preso la schiena di Tommaso che mi ha portato in avanti, è bastato spostare in retta d'arrivo, dopo tutto il resto l'ha fatto il cavallo. Bene, allora mi hai levato tre delle quattro domande che ti devo fare. Allora, senti, però ovviamente è inutile dirlo, non era un successo atteso questo. Quello con la femmina probabilmente sì, questo era... No, perché fondamentalmente non si era ancora visto correre coi primi livelli, in prima categoria. Però per chi va dietro al cavallo mi aveva detto che poteva correre benissimo con la prima categoria e non si sono sbagliati niente. Senti, dal punto di vista della guida, che cavallo è? Semplice, si fa gestire? Sì, è un po' inesperto, per il semplice motivo che penso abbia quattro corse, cioè cavalli che possono essere bravi quanti vuoi, ma quando hanno quattro corse in carriera sono sempre un po' inesperti, ma sono cavalli fantastici, cioè hanno delle linee di sangue questi cavalli, che ormai basta un po' guidarli, ma sono bravissimi. Senti, questo entusiasmo fa rivenire un po' di voglia? Tanto ne abbiamo bisogno, cioè noi abbiamo tanta voglia. Questa è gente che vive per l'Ippica, però bisogna che, speriamo veramente che il 2013 per l'Ippica abbia almeno un po' una faccia diversa. Bene, allora, complimenti alla Scuderia Stecca, complimenti a tutti gli altri, al Re Italiano e ovviamente complimenti ad Andrea Farolfi. Bene, io direi con questo spot che ha fatto il papà della famiglia Stecca, amiamo l'Ippica, di andare in pubblicità e poi riparleremo ancora del convegno del 26 di Santo Stefano, perché c'è da parlare del Gran Galà Internazionale del Trotto. L'ANAC è da oltre 50 anni al fianco degli allevatori italiani per offrire completa assistenza e risolvere i loro piccoli e grandi problemi inerenti all'allevamento. Oggi contiamo più di 300 soci, allevatori e proprietari di fattrici sul territorio nazionale. Il nostro staff è a vostra disposizione per ogni chiarimento o necessità, lieti di rispondere alle vostre domande. Ulteriori approfondimenti sono visibili anche sul nostro sito www.anacpurosangue.it. ANAC, cavalli italiani, cavalli vincenti. Grande capitano Varenne sta dimostrando anno dopo anno di essere un campione anche in razza. Anche il 2011 è stato un anno da incorniciare, nel quale è risultato essere lo stallone in Europa con il maggior numero di vincitori di gruppo 1 ed i suoi figli hanno vinto oltre 5 milioni di euro solamente in Italia. Merito della straordinaria Lisa America, che nell'ultimo anno di attività in pista si è messa in luce negli appuntamenti più importanti d'Europa. Lana del Rio si è confermata all'altezza della sua fama, diventando nell'anno appena passato la femmina più veloce di sempre in Europa, sia sulla distanza del miglio che su quella del doppio chilometro. Olona Ok ha regalato a Varenne la terza vittoria del derby in 5 annate di produzione,
mentre Pascia all'Est si è messo in evidenza come il miglior due anni d'Italia e si prepara ad affrontare alla grande il 2012. Tanti sono stati i figli del capitano che si sono messi in mostra su tutti Napoleon Bar, Udry De Veltri e il Dernier Cri nera-azzurra, capace di siglare il primo appuntamento classico della stagione. Non sono mancate in giro per l'Europa le soddisfazioni classiche. Su tutti ha brillato la stella di Britannia, capace di imporsi in un gruppo 1 svedese, ma anche il potente Navy Seal e la velocissima La Bella Vita hanno messo in mostra tutte le loro qualità. Scegli Varenne e sei già nel futuro. Sicurezza, valore, comfort. È questa la personalità che deve avere la tua casa. A Roma è nato il nuovo quartiere EUR Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Strutture antisismiche, impianti d'allarme, video citofono, sorveglianza 24 ore su 24, collegamenti facili, spazi verdi, rifiniture di pregio. Residenza Acqua Cetosa Ostiense, uno standard di altissimo livello a costi contenuti. Convenzioni e mutui con Intesa San Paolo. Ufficio vendite aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Residenza Acqua Cetosa Ostiense. Residenze con carattere. Vuoi assicurare e tutelare la tua grande passione? Il cavallo? Villa & Partners fa per te, offrendovi assicurazioni specifiche per il tuo bene prezioso. La copertura è possibile per tutte le discipline. Trotto, galoppo, corse ad ostacoli, concorso ippico e per soggetti di tutte le fasce d'età. Puledri Foals e Yearling, cavalli in corsa, stalloni e fattrici. Tutte le garanzie assicurative per il vostro cavallo. Villa & Partners. La sicurezza per l'amico di una vita. Bentornati cari amici telespettatori, seconda parte di No Problem Ippica. Abbiamo qui in studio Marcello Cocco, Giorgio Pucciatti, Luigi Migliaccio e la nostra bella Romina, ma continuiamo a parlare proprio del convegno di Tor di Valle, perché il 26 dicembre 1959, ben 53 anni fa, aprì l'ippodromo di Tor di Valle. Questo signore che è qui in studio con noi vide la vittoria di Tornese, no Marcello Cocco? È vero, ho vissuto una giornata veramente storica per quanto riguarda il trotto italiano. Un giorno che la pista era allagata, la strada era impercorribile, con tutto ciò c'erano 10.000 persone in tribuna, il ristorante era all'aperto, guarda, con delle stufette che gli scaldavano a gas sopra la testa, così, ma immagina, però con tutto ciò la gente venne a vedere questo impianto nuovo che per qualche anno non fu neanche amato. Mi ricordo sempre un proprietario importante, Edoardo Caragnani, che era il proprietario di Bayard, un campione degli anni 50 di Ugo Bottoni, che disse: mi dispiace, ancora abita a Villa Glori, disse, ma io alla stazione Termini ai corsi non ci vengo, perché lui paragonava la pensilina la sopra, della tribuna con la stazione Termini. Cioè, alla stazione Termini non ci vengo a vedere i corsi. Marcello, stiamo vedendo proprio il Galà Internazionale del Trotto, ne parleremo adesso anche sotto l'aspetto tecnico. Ma che impressione ti fa, che idea ti sei fatto su questo fatto che si potrebbe fare dopo 53 anni uno stadio sulla zona di Tor di Valle? Ma è normalissimo, se per questo, in quanto, a parte che qui di spazio ce ne sarebbe per fare di tutto. 55 ettari sono. Esatto, c'è di tutto e di più. Ma per fare lo stadio, secondo me, è il posto migliore che c'è a Roma, perché è l'unico posto che c'è un parcheggio per 10.000 macchine.
è l'unico posto che c'è una fermata della metropolitana a 50 metri, sta all'Eur, e tutte le altre soluzioni potrebbero anche essere... E le corse al trotto? Le corse al trotto ipoteticamente potrebbero anche rimanere, perché qui in effetti tutti questi 53 ettari non servono più con le esigenze attuali, si potrebbe benissimo anche salvare sta vista, queste tribune e quel centinaio di box che stanno lì davanti e cambiare la destinazione d'uso e tutto il resto, ecco. Volendo qui si possono fare tante cose, ma sia ben chiaro, questo non sta a me. Con tutto ciò sarebbe possibile salvare tutto e fare anche lo stadio e fare anche tante altre cose. Luigi Migliaccio, torniamo sotto l'aspetto tecnico di questa corsa, questo gruppo 1, l'ultimo logicamente dell'anno, che ha visto l'affermazione di questo indigeno Lonnie Tunes, che una volta mi dissero: ah, Rolando, cosa stai dicendo? Non sa partire. Ma mi sembra che sa anche partire. L'ha detto anche Tommaso Di Lorenzo nell'intervista. Dice, lui non è un partitore, però non aveva partitori vicino in queste circostanze. Luca MP è un bel partitore. Luca MP infatti va davanti e lo manda via. Linda Di Casei è compagna di allenamento. E qui c'è vabbè, ma non mi dire che non ha provato Alessandro andare davanti. Comunque via. Il discorso è che la realtà è che lui non è un grandissimo partitore, ma è un cavallo che in testa si trasforma, questo sì. E tant'è che lo dice anche Tommaso Lorenzo, non so se hai tenuto l'intervista dopo. Il fatto è che nessuno pensava, e forse neanche Tommaso lo pensava, che lui potesse correre 2100 metri in testa a Tor di Valle in questa maniera. In realtà lui fa 16,5 km, poi fa un chilometro a 1,11,5, e questo ha praticamente vanificato ogni tentativo di quelli che erano dietro, tant'è che Marlon Noem, che era il favorito e che prova a venire via a 600 metri dall'arrivo, va a sbattere contro un 42 per gli ultimi 600 metri che di fatto vanifica ogni tentativo di rimonta. Però complimenti al team Gocciadoro, perché hanno riportato questo cavallo su livelli di rendimento veramente molto, molto buoni, userei dire anche eccezionali. E Marcello, Luca MP, che era uno dei cavalli più attesi della corsa, ha dato il suo, anche se purtroppo, come ha detto Luigi, essendo 2100 metri, ci sta 400 metri più dei gusti suoi. Con tutto ciò, correndo di rimessa, andando in testa, lasciando andando via, questo è il secondo, ecco. E, sia ben chiaro, c'è anche da accontentarsi. Lui vince perché è un momento che grossi avversari non ce ne ha di fuori che vanno a litigargli addosso, non ce ne sono, e pertanto è anche giusto che abbia vinto sia il Turilli che il Galà, ecco, in un momento del genere. Purtroppo non ha rubato niente a nessuno. Bisogna sottolineare, come è stato fatto logicamente prima della corsa, l'assenza di un cavallo attesissimo, l'Eben RL, che è stato ritirato. Disgrazia in imminenza della corsa. Ha avuto un attacco di febbre, mi hanno chiamato al volo, tante volte te lo dissi in anteprima. In diretta qui su Unire TV. E purtroppo non si è potuto fare diversamente. D'altronde, se non stava bene, è anche giusto che sia rimasta in casa. Ci sentiamo l'intervista che ha effettuato Luigi al termine della corsa e poi passiamo logicamente al galoppo. Allora, eccoci con Tommaso Di Lorenzo. Ovviamente i complimenti sono di rito. Insomma, un percorso di testa 2,27 2100 metri e la partita è risolta. Sì, l'unico problema era andare davanti, avevo paura che mi scavalcassero i cavalli di fuori, però sono riuscito a contenerli, e tanto Luca MP si sa che molla, e quindi una volta al comando la corsa era all'80% era vinta. Il cavallo voleva andare, tirava un po', sono riuscito a gestirlo bene, a non farlo strozzare, è andata bene. Voglio ringraziare Gocciadoro, Enrico e Alessandro, che hanno presentato un cavallo alla Diapason. Loro ti hanno dato ovviamente ampia facoltà di decisione sulla tattica di corsa. Sì, sì, mi hanno detto vedi tu se riesci ad andare davanti, ci rimane, se va davanti Linda rimane davanti Linda, quindi eravamo liberi e sono riuscito ad andare davanti io e abbiamo vinto. Voglio salutare i proprietari che sono a Palermo e li ringrazio per avermi dato la fiducia di guidare il cavallo. Senti, c'è stato mai, diciamo così, dubbi sul fatto di correre 2100 metri in testa?
No, ma l'Altunus non è un cavallo che soffre la distanza, è un cavallo che si adatta a tutti gli schemi. Certo, 2000 metri di fuori scoperto magari è più dura, però è un cavallo completo che sa correre davanti. Davanti è imbattibile, secondo me. Dietro diventa un po' più pigro, però se è schienato e lo sposti gli ultimi 4 ha il guizzo di 27 a chiudere, quindi è un cavallo completo, un campione. Bene, allora complimenti a Alessandro Cocciadoro, a Enrico Cocciadoro, a Tommaso Di Lorenzo e ovviamente a Loney Tunes per questo Gala 2012. Buonasera, auguri. Ebbene, sugli auguri di Tommaso Di Lorenzo passiamo e apriamo la pagina del galoppo, sempre con immagini dall'estero. Ecco, Giorgio, e i Fantini nel periodo invernale logicamente cercano un po' fortuna all'estero, quantomeno vanno a fare bene all'estero, in Giappone. Mirko De Muro e anche il fratello in imminenza di partenza. Stanno facendo grandi cose, sì. Rispoli, abbiamo Convertino pure. Convertino è andato e tutto quanto. E purtroppo Mirko De Muro non ha potuto partecipare per problema di calcoli renali alla corsa a Rikaninen, il gruppo 1, che possiamo andarci a vedere nelle ultime sue fasi, vinto dal giapponese Gold Ship, che ha fatto veramente esultare tantissimi puntatori giapponesi che hanno appoggiato il grigio. Ecco, però, tornando su queste immagini ai Fantini italiani, è veramente tanta roba questi Fantini nostrani. Abbiamo un gruppo di Fantini, sono veramente a livello internazionale. Poi detto da te che sei stato un Fantino eccelso. Sono stati... Noi purtroppo abbiamo il brutto vizio di non valutarli questi ragazzi qua, vedi, per valutarli bene devono andare fuori e dimostrano tutto il loro saper fare. Il cavallo che doveva montare Mirko è quello che termina dietro alla corda, ha provato a correre da protagonista, sì. Ma purtroppo termina nelle retrovie. Comunque questo Gold Ship doveva vincere la Triple Crown, poi si è infortunato e ora è ritornato ai suoi massimi livelli. Il suo allenatore giapponese, non dico il nome Luigi perché difficilissimo, ha dichiarato che correrà la corsa sui 3200 metri, appunto un'altra cosa, corsa attesissima, un altro gruppo 1 sempre in Giappone. Questa corsa si è svolta a Nakayama, stiamo vedendo il finale avvincente con tutti i cavalli disposti a ventaglio, veramente un bel finale, no? Bello, bellissimo. Tu in Giappone sei mai stato, Giorgio? No. E logicamente in Europa l'hai girata un po' tutta. In Europa sì, sono stato in Germania, in Francia, in Inghilterra. Hai avuto belle esperienze. Sì, bellissime. Però adesso diciamo che è migliorato il discorso dei Fantini italiani all'estero. Forse sì. Sono un pochino più apprezzati. Sono apprezzati, hanno dimostrato di saper fare delle belle cose, grandi cose. Chi ha fatto la strada poi è stato Franco Dettori, poi Mirko ha seguito Mirko tutti quanti, e ha preso a Mirko tutti quanti sono andati appresso. E allora, si stanno comportando veramente bene, stanno facendo belle cose. Bene, per aprire la pagina appunto delle Capannelle, dove si è svolto la Listed, il Premio Unire, i due handicap principali che hanno sostituito appunto le corse di Agnano, che non sono purtroppo andate in pista per la chiusura dell'ippodromo. E poi magari torneremo su questi discorsi delle chiusure dell'ippodromo, perché due parole su Milano bisogna anche farle, come su Napoli. O Padova, che è un po' dimenticato il fatto che è stato chiuso ormai quasi da un anno. E ti chiedo, tu a scuderia ora in questo momento hai oltre 20 cavalli. 20 cavalli appartenenti tutti quanti alla scuderia rosso-blu. Del dottor Pedevilla. Dottor Pedevilla è un industriale che si occupa di ristorazione. Che salutiamo, grande appassionato. Io sì, l'ho conosciuto molto appassionato. Ai tempi che aveva i cavalli da Bietolini. C'è una passione tremenda, è fortissimo. Esatto, l'ho conosciuto, è un appassionato doc. Facciamo delle battaglie, no? Facciamo litighiamo per telefono. Tante volte, perché lui dice tante cose, io ne dico altre. Io so, vivo il cavallo, lo vivo più di lui. Lui lo fa nascere e io lo alleno. Siete alle Capannelle, logicamente. Sì. Siete alle Capannelle. E allora lui dice, no, io ho fatto questo cavallo perché devi fare queste cose qua, ma tu hai fatto nascere, io lo alleno, vedo come fa questo cavallo qua. No. E là ci abbiamo sempre sì. Sei come Marcello, non lo mandi a dire. No, E beh, gli dico in faccia. Come perché stanno le cose? E faccio ippica dal 60, perciò... Da quando ha aperto giusto. Il potro. È giusto. Allora ci andiamo a vedere proprio il Premio Unire, che è la Listed appunto che si è svolta all'ippodromo di Capannelle, sulla pista All Weather. Ecco, questa pista io direi che è stata un'idea eccezionale costruirla. È stata un'idea eccezionale perché la pista inizialmente era più scorrevole di quella che è adesso, perché forse hanno commesso, non dico qualche errore, hanno fatto qualche aggiustamento che forse non andava fatto.
Hanno messo più sabbia? Hanno rinfoltito un po' la sabbia. Questa è una pista che avrebbe bisogno di più fibra, perché la fibra riesce a tenere legate cera, fibra e sabbia, fa tutto un corpo. Invece aggiungendo troppa sabbia e mettendo meno fibra diventa un pochettino una pista un po' più pesante. Ecco, noi questa pista qui ci andava bene perché d'inverno quando gela si può galoppare sempre, quando piove non si allaga mai. Beh, forse la cosa migliore è il fatto che può piovere. Sì. Una settimana di seguito non si allaga mai questa pista qua. L'erba diventa l'erba, poi anche quando c'era prima la pista di sabbia, era una pista quando pioveva, toccava il fondo e diventava. Se non vado errato, il premio Unire veniva svolto sulla pista dritta, no? Di Agnano, giusto? L'Unire era 2250 metri, il Città di Napoli era una pista dritta. Esatto. E qui vediamo un match straordinario. Bellissimo, sarà una bellissima corsa. Questo ventenne Andrea Zdenek, ormai da diversi anni, ecco, un altro che sta all'estero che fa vedere quello che sa fare. E Christian De Muro che si lascia, diciamo, sorprendere, ma non credo proprio, perché anche lui ce l'ha messa tutta con Bacchelli. Sì, sì, ce l'ha messa tutta. Forse lui pensava che ormai battuti quelli qui all'esterno, che non venivano più, dice, ho vinto la corsa. E si è affidato un po' troppo, ecco. Però ecco, un finish avvincente fra bellissimo questi due fantini. Gli ultimi 200 metri è stato bello. Proprio. E poi l'allenatore di questo Dog Manor, appunto, la famiglia Camici. Al quale possiamo fare veramente tantissimi complimenti. Abbiamo avuto qui il Sor Luigi proprio due settimane or sono. Abbiamo anche le immagini della premiazione di questo premio Unire, se non vado errato, se la regia le può mettere in onda, così andiamo a celebrare questa vittoria e questa premiazione appunto di questo fantino Andrea Zdenek, che a 20 anni sta facendo belle cose, sì, belle cose sta facendo. In Inghilterra, no, Giorgio? Lui iniziava da bambino subito in Inghilterra, è andato prima a fare uno stage a scuderia da Marco Botti, e adesso si è rivelato freelance, non sta con nessuno, monta per tutti quanti. C'è un allenatore importante, non mi ricordo adesso come si chiama, però è libero di ingaggio, non sta con nessuna scuderia. Bene, ci andiamo a vedere i due handicap principali, iniziando proprio da un handicap che dove tu eri presente con un cavallo, il Guido Ruffo della Scaletta. E appunto è stato vinto questo Guido Ruffo della Scaletta da un Martino Alonso con Cristiano Di Stasio in sella, allenato da Endo Botti. Ecco, tu l'IPFIX mi hai detto che ha avuto un problema. Esce fuori adesso, ha avuto un grosso problema. Blu, sì. Entra in curva che è quinto, entra in curva quinto, sì. Esce dalla curva ultimo. Guarda, finisce sesto a 2000 all'ora, guarda, ancora non si vede. Adesso prende il via, finisce a ridosso di questi cavalli qua. Guarda che passione, Luigi, sembra spingerlo con le mani, Giorgio, come se volesse vincere la corsa. Guarda ormai come finisce, è già arrivata. è vero, termina con a lunghezza del vincitore. In culo mi fanno perdere 20 metri, vanno perdere, perché è stato proprio Cristiano Di Stasio che ha creato un cross. Un po' di... Si sono ammucchiati tutti quanti, lui purtroppo sta all'esterno, l'hanno sbattuto in mezzo alla pista, ha perso diversi metri. E finisce a bomba. Buono per la prossima, come si dice. Questo è un altro di quei fatti lì che il proprietario mi tocca di dove lui non può correre 1200 con la curva con questo cavallo. La piazza qua, d'onore, no? È stata presa da un cavallo di proprietà di una persona a quale fa piacere nominarla, perché è un altro appassionato straordinario, Filippo Sbariggia. E K-Wonder è montato da Gian Pasquale Fois, è andato al comando, sì. L'abbiamo visto, ecco pure Pietro Sbariggia, io lo vedo sempre all'ippodromo. Filippo è una brava persona. Filippo, scusami, è iniziato con me, Filippo. Gli ho fatto comprare io il primo cavallo, uno stallone che avevo in scuderia, Prospettive Ruler, cavallo che andava fortissimo all'epoca. Pensa che la mamma di questo cavallo qui era figlia di Ribot. La mamma di Prospettive Ruler era figlia di Ribot. E gli fece comprare questo cavallo qua per fare lo stallone. E Filippo è un imprenditore al di fuori dell'ippica, sì, però è appassionatissimo. Appassionatissimo. È a scuderia. E bravo anche Ovidio Pessi, che è l'allenatore. Il collaboratore suo, sì. Ci andiamo a vedere l'ultimo handicap principale, il Soragna, vinto da una cavalla, Rosina Bella, montata egregiamente da Salvatore Sulas, questa figlia di Oratorio. Bella cavalla. E batte Cash Finance e Mystery Cool, ed è allenata da un allenatore storico toscano, Pierluigi Giannotti, sì. Bella cavalla. Una giubba importante, questa giubba rosa, no? Sì. Quando viene a correre, poi specialmente quando viene a correre a Roma. Questa all'esterno di tutti.
Esatto, che viene a siglare questo handicap principale, che è poi la corsa di chiusura, è stata del convegno, questo premio Soragna. Ricordiamo che questo convegno è un convegno di recupero per quanto riguarda l'ippodromo di Agnano, che è stato chiuso purtroppo. Purtroppo non si può però lasciar perdere e chiudere questi ippodromi qui importanti. Non lo so, forse toccava fare qualche cosa di più. Allora, guarda, facciamo una cosa, Giorgio. Diamo la linea di nuovo alla nostra Romina per un breve stacco pubblicitario. Poi abbiamo gli ultimi 5 minuti per fare gli auguri e parlare appunto di questa criticità dell'ippodromo, augurandosi che rientri magari lo sciopero o quantomeno la chiusura di Milano, e poi speriamo che ci sia la riapertura di Agnano. Linea Romina. L'informazione ippica si fa in due per essere più completa, due giornali per soddisfare la tua voglia di sapere, la tua passione. Tutti i giorni dal martedì al sabato c'è Per Sport, risultati, analisi, anticipazioni, commenti, interviste, ricerche sui grandi temi dell'ippica italiana ed estera. E non solo, il martedì, il giovedì e il sabato c'è Trot & Turf, partenti, pronostici, prestazioni e risultati di tutte le corse italiane dei principali campi estere. Scommettere informati è meglio. Diana. Ebbene, siamo ragazzi, veramente in chiusura di trasmissione, mai, abbiamo qui i nostri ospiti che continuano a parlare fra di loro anche se c'è la pubblicità, giustamente, giusto Giorgio, chiedeva informazioni Marcello sul galoppo, sì. Chiedeva informazioni. Sì. Allora, prima di sentire anche il vostro pensiero, direi di sentire Luigi Migliaccio e fare un punto un po' sulla situazione dei nostri ippodromi. Allora, c'è qualche prospettiva che rientri la chiusura di Milano, Luigi, ed Agnano abbia la possibilità di riaprire o è definitiva la decisione di Corradini e anche del dottor Papalia? Dunque, beh, il dottor Papalia non è una decisione sua, ma insomma è una decisione. Come andiamo per ordine? Milano, si tratta di una sospensione di attività perlomeno per i primi 3 mesi dell'anno, tant'è che un pacchetto di 27 giornate è stato assegnato a Torino, una sospensione che riguarda il rinnovo della convenzione. In pratica si dice: con questa convenzione noi non riusciamo ad andare avanti, per cui decidiamo di non correre per non accumulare perdite. Ora poi ognuno si potrà fare la sua idea in merito. La realtà è questa: è chiaro che se dovessero esserci dei fatti nuovi, probabilmente anche un rinnovo di convenzione magari in altri termini, potrebbe rientrare l'ipotesi di sospensione di attività. C'è da dire che la proprietà dell'ippodromo di Milano ha l'intenzione di concentrare la propria attività sul galoppo, e questo non è un mistero. Per quanto riguarda Napoli, dopo la richiesta di fallimento da parte di alcuni creditori, soprattutto di alcuni dipendenti della società, la proprietà ha deciso di presentare uno schema di concordato preventivo che dovrebbe essere, non so se domani venerdì, cioè oggi che andiamo in onda, oppure lunedì, questo non era ancora stato reso noto, cosa che consentirebbe forse di sbloccare parte dei soldi che sono fermi nelle casse dell'Assi, in quanto pignorati da Equitalia, e in questo caso procedere poi al regolamento di alcune competenze dei dipendenti e di alcune altre pendenze. Però questa è una cosa che dovrà essere decisa da un giudice. Padova, si parlava di un progetto di rinizio di attività con un affidamento in affitto da parte di alcuni operatori del settore, ma insomma ancora è tutto. Sembra in divenire la situazione. Allora, questo è il punto della situazione dei nostri ippodromi. Io partirei proprio da Marcello Cocco per l'augurio per il nuovo anno per gli ippici, anche se dopo queste notizie dare un augurio ottimista non è facile, però io so che tu hai le parole giuste. Ma io dico sempre una cosa molto semplice:
che non ha niente a che vedere con l'ippica. Quando ti alzi al mattino, se ti alzi negativo e non guardi in positivo che potrebbe anche essere una bella giornata, oggi è difficile scendere dal letto e andare a lavorare, specialmente in un lavoro come quello che fa Giorgio, e che bisogna alzarsi presto e alzarsi tutte le mattine, compresi Natale, Pasqua, Ferragosto, non ci stanno orari, non ci sta. Questo perché è un ambiente che poggia fondamentalmente sulla passione. Chi non c'ha passione in questo mondo qui non può fare né il proprietario, né il guidatore, né il fantino, né l'allevatore, né il conduttore. Beh, tu potresti pure andare da qualche altra parte, ma non ti va lì. Però la passione che c'è in questo mondo, io ricordo sempre un amico mio, diceva, veniva a scuola con me, io già guidavo in corsa, diceva, ma che mestiere è il tuo, vai a spasso con i cavalli? Poi dopo, quando cominciò a venirmi appresso, mi ricordo che un giorno c'avevo un cavallo con una colica, stava per morire, insomma, per me sto malissimo, dai, vieni a farmi compagnia, che vado in scuderia, e era, mi ricordo, febbraio, un freddo tremendo, comincio, faccio di tutto, e sto cavallo, sta colica non si sbloccava, finalmente mi spoglio nudo, insomma, e vado, faccio un clistere, vado con una mano dentro, finalmente riesco a svuotarlo e sto cavallo ha ripreso a vivere. Sta amico mio mi guardò e disse, giuro che non lo dico più che il tuo non è un mestiere, però per me il cavallo poteva pure morire, ha detto. E questo è l'augurio di Marcello Cocco, grazie di essere stato qui con noi Marcello, buon anno a te e alla tua famiglia. Giorgio Pucciatti, cosa vogliamo curare agli amici ippici? Di non mollare, di insistere, aver passione, insistere con questa forza che ci abbiamo messo quest'anno, perché è stata tutta una questione di nervi, da non farsi prendere dallo sconforto, ecco, continuare ad andare avanti con fiducia, perché dobbiamo avere fiducia, sennò finisce tutto. Grazie a Giorgio Pucciatti, e ora è la volta di Luigi Migliaccio a dare il suo augurio e il saluto ai nostri amici telespettatori. L'augurio è quello che ho già fatto la settimana scorsa, che chi ha promesso mantenga le proprie promesse, perché purtroppo la passione è tanta, la voglia è tanta, ma ormai da soli, solo con la passione, senza certezze, penso che non si possa più andare. Bene, noi riprenderemo l'11 gennaio per dopo la Befana, perché logicamente Romina dovrà fare la Befana e non sarà qui con noi. Ti lascio per ultimo a salutare troppo Romina. Lavoro, anche troppo la Befana lavoro. È una passione, quindi. Io più che augurare, ringrazio tutta quanta la redazione di Teleippica che ci dà la possibilità, e Unire TV che ci dà la possibilità di andare in onda, e a tutti voi, cari amici telespettatori, amici di Roma 1 che ci seguite anche su YouTube, amici dell'Ippica che siete appassionati di questo mondo. Quindi io auguro sempre di continuare a fare queste trasmissioni, e vi assicuro che non è facile portarla avanti, perché credetemi, ma non solo per un discorso economico, perché il discorso economico lascia il tempo che trova, è il discorso, diciamo, di assemblare tanti personaggi e tante persone che vengono ad aiutarci in questa nostra avventura, che direi che ormai sono 10 anni portiamo avanti. Quindi buon anno a tutti voi. Romina, ti lascio per la chiusura e il tuo buon anno. Anch'io faccio un buon anno a tutti quanti e mi aggancio a quello che ha detto il signor Giorgio, di non mollare e continuate ad avere passione in tutto quello che fate. Buon anno a tutti. Ci vediamo l'11 gennaio. Buon 2013. Buon anno.